Lì dove cade ben cioè vabbè ci passiamo ok Sento proprio <ride> Alla grazie Brava, Prova 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 uh, Prova prova Sì, 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 sì un sì. po' sì 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 Tranquillizziamo sì. sì, cioè nel senso Sa sa no? sa sa, Ma, sa Loro giù cioè mh, ci siete? Qualcuno da casa? Vabbè, poi le recuperano Siamo anche. Ah, per sì, esatto. Ah, ma è già. Ah, ok. No, <ride> Dovremmo vedere, poi. Sì, perfetto. le persone scrivono i commenti lì a destra. Ah, ok. Così. Che emozione. Vabbè, mi guiderai tu che sei un esperto. Sì, di persone... io di StreamYard e Melon App. Sì, 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 sì. Ok, 1-2, per ritornare indietro. E, um, camera, facciamo camera giù, um, camera, camera, camera relatori reale. e doppio, avere come reale. prima. Ok. E Aspetta, e così questo qua. Camera e relatori. relatori. Okay. Questo è uno e due. Ok, no, ma penso che ce la possiamo fare. Cioè. Ma sì, noi sì, dobbiamo sì, farci sì. l'auto introduzione. Cioè. Sì, ok, perfetto. Ci perfetto. Ciao. Ottima. Ciao, ciao. Bene, allora benvenuta sarà registrata, quindi non Possiamo... in, in diretta ora la recupera con calma, okay. che io la ricondividerò. Se sì, la ecco, sì, ecco, <ride> questo mi, mi, mi preoccupa. Bene, allora farò io gli onori di casa per la Libreria Zabarella di Padova che accoglie con grande entusiasmo Cristina Portolano. E, io sono Giada Peterle, e, lavoro all'Università di Padova, sono una ricercatrice, faccio geografia letteraria. Le voci che sentiamo di sottofondo sono quelle della manifestazione, speriamo, eh, a favore, a del, favore DDL del DDL ZAN. ZAN. E, e chiudiamo la porta per non sentire più esatto eh, no, se qualora quelle, fosse qualcosa sono sì, sì sono sicuramente a giudicare dalla massa critica sicuramente sì e niente accogliamo Cristina Portorano benvenuta benvenuta Grazie. a Padova in realtà immagino sì. che il tuo viaggio non sia stato così lungo perché no, vieni no, da Bologna no, per fortuna meno lungo di quello che serve per andare a Lucca veramente <ride> quindi essere qui a Padova, ma in un campfire è molto più comodo e congeniale. Ecco. Esatto. Però sono contenta che sia appunto il campfire di una manifestazione come Lucca, anche se ci sono molti autori e molte autrici che purtroppo non hanno potuto partecipare per una cosa o per l'altra, quindi avere una possibilità come questa è importante, no? Assolutamente, anzi devo dire che... È... È un po' strano, no? Nel senso che ci sono, abbiamo qui, siamo a Lucca in un certo sì, senso, esatto. ma non, non siamo lì, quindi siamo su questo divanetto molto comodo, gli spazi sono molto ampi, stiamo tranquille, e però insomma vi raccontiamo qualcosa. E, mh, oggi l'idea è che la chiacchierata che facciamo con te, Cristina, sia una chiacchierata che mh, parte un po' dal fumetto, ma che poi esplora insomma, tutta una serie di questioni che tu tratti in modo molto competente e coinvolgente. Gente anche eh, attraverso i diversi canali di comunicazione che usi in modo così, così sapiente. Quindi insomma, io direi, anche se magari insomma, il, il pubblico ti conosce già molto bene, di provare a fare un po' un percorso a ritroso. Quindi, anche se non parleremo solo di fumetti e eh, eh, il titolo riprende un po' il titolo di un tuo post, <ride> che è eh, Fumettista Artista Altro, ok? Quindi arriveremo all'altro, però partiamo dalla, dal fumetto. Faccio una domanda così un pochino che si riconnette anche alla tua, alla tua biografia. E alla tua città natale, che so che insomma, è una domanda che ti fanno spesso, però insomma ci tengo, soprattutto alla luce del fatto che una delle ultime cose che sono uscite tue eh, sono questa breve storia che è uscita appunto per la, per la guida The Passenger dedicata a Napoli. Quindi insomma uh, ti chiedo intanto di raccontarci di questo, di questo progetto, mh, bellissimo, come è nato e come com è stato per te scegliere insomma, che cosa raccontare della tua città, e magari se vuoi dirci qualcosa di te che emerge no? anche da progetto racconto. Allora, per me è stato importantissimo essere coinvolta in questo progetto delle guide di Perborea che sono fighissime e io già le seguivo da prima che la facessero su Napoli. Poi mi è, arri mi è arrivata all'improvviso questa proposta e wow, ho detto "Ok, <ride> grande responsabilità, però sapendo anche come trattavano loro la città, quindi con, delle, con dei grandi articoli di approfondimento. E io avevo a disposizione non tantissime, ma neanche pochissime pagine 6. Ho deciso di ovviamente c'è stato un lavoro di redazione. Quindi, ho proposto delle idee: insieme abbiamo scelto quella che più magari mancava all'interno delle varie proposte, no? dei vari articoli. Quindi, questo punto di vista particolare. Nello specifico, io ho raccontato la storia di una ragazza che se ne va da Napoli e quando torna, quindi vive la sua vita altrove, è quello che prova ogni volta che torna, no? Quindi che può essere, io nel mio caso specifico ho raccontato su Napoli, ma può essere anche. Uh, possono essere dei sentimenti e delle cose che si provano in qualsiasi altra città. Mm -hmm. Infatti, molte persone anche mm -hmm. di altre città mi hanno detto: Sì, anche io quando torno a Padova, a Udine, provo queste cose. E... E quindi sì, c'è stato questo lavoro di redazione, un editing favoloso sui testi, su tutto. I colori all'inizio doveva essere in bianco e nero, ma poi il numero è caratterizzato da due colori pantone. Quindi per me è stato anche facile riadattare quello che avevo fatto in bianco e nero da principio con la bicromia, che è una tecnica di colorazione che mi è cara. E con questa bicromia pazza di giallo e blu sì esatto azzurre. è un po' distante rispetto alla esatto. tua palette consueta però effettivamente dai si annoio <ride> sì sì ci stava e, e quindi io ho provato a raccontare sì quello che, che provo io in maniera non didascalica non, perché poi su Napoli già in quegli articoli che io non avevo letto prima eh, uh -huh. quindi io mi, mi inserisco il mio fumetto si inserisce in un contesto già molto ampio in cui si, si parla di tutto, de, delle problematiche, della cultura, della storia, di tutto. Quindi quello che mancava era proprio questo punto di vista di una persona che decide consapevolmente di andarsene e quindi poi come si riapprocciava alle persone e ai luoghi quando ritornavano. Uh -huh. ehm, è, è venuto naturale, anche perché in realtà da i miei primi anni di studio all'Accademia Belle Arti di Bologna, fondamentalmente le prime storie a fumetti su cui io mi sono cimentata e mi sono allenata al racconto per immagini, sono state proprio storie di questo tipo: no? in cui io indagavo la realtà che avevo vissuto fino a qualche mese prima, e quindi avendo la possibilità e capendo sempre di più cosa potessi raccontare col fumetto e come, indagavo proprio quegli aspetti lì. Che io noto comunque, quando facevo quei fumetti avevo 20 anni e noto che il confronto con la realtà da cui si proviene e lo svilupparsi di una propria coscienza è tipico di quell'età lì. Dai 20 ai 25 anni tu fai quello. Cioè, quando poi decidi di spostarti, analizzi il perché mi sono spostata e come si relazionano le persone a te che ti sei spostata, quindi la frustrazione di chi resta, l'invidia, no? Il um, e quindi e rimettere in discussione anche le amicizie e le persone con cui sei cresciuta fino allora, con cui sì. però non è più cose da condividere purtroppo, oppure ne hai di nuove, se anche delle persone che magari rincontri se ne sono andate, quindi si ricreano nuovi punti di contatto al di fuori del liceo che avete finito, no? E significa crescere. Guarda, ti, ti capisco benissimo perché, appunto, l'esperienza, come dire, di prendere partire dalla tua città natale e cambiare no, completamente prospettiva. Eh, è la stessa che ho vissuto nella stessa, noi tra l'altro siamo quasi coetane. Ehm, quindi, nello stesso momento tuo ehm, e capisco quello che racconti ed è un'esperienza anche molto, molto comune effettivamente. Quindi, questo di sicuro ehm, è molto bello che poi si ritrovi anche all'interno di una guida, e la cosa bella delle, delle guide appunto di Iperbore è proprio che raccontano quella città, ma te la raccontano in un modo tale per cui sono anche degli elementi narrativi, cioè non sono delle semplici guide, sono delle guide alla lettura di un, di un, Appunto, di uno spazio urbano attraverso cui puoi creare poi delle connessioni con la tua esperienza. Quindi, questo è veramente molto interessante. Poi, anche quello che dicevi, no rispetto all'identità, cioè prendere e andarsene significa rendersi conto forse più facilmente da distante di quello che si è lasciato dietro e di chi si è anche negli occhi talvolta anche mh, ricchi di, non so, di stereotipi, di letture, no? Sei quella che è arrivata da fuori, no? Esatto. E, mh, quindi ti confronti con quell'identità che ti viene appiccicata addosso e cerchi di capire quali di quegli elementi sono effettivamente tuoi, quali invece stai rigettando e, e perché te ne sei andato. Quindi in questo movimento e anche rispetto all'idea di identità, no? eh, ti chiedo, in, in questo tuo movimento di eh, presa di distanza fisica dalla, dalla tua città, c'era già l'idea di dire prendo e vado e divento una fumettista, cioè tu avevi già in mente... Che saresti diventata una fumettista o era il tuo obiettivo, faceva già parte della tua consapevolezza? Allora, il fatto di poi diventare un qualcosa uno no, non ha mai la certezza <ride> quindi la prima volontà eh, che mi ha spinta a cambiare città e a intraprendere poi il percorso di studi e, e a rimanere tuttora nella città in cui ho deciso di, di andare a studiare e vivere ehm, veniva da un'esigenza di crescita personale cioè io quando stavo nella mia città Dicevo sì, ma il mondo non finisce qui, cioè io ho tutto un mondo da scoprire, no? E se rimango qui non, ri non riuscirò mai a scoprirlo del tutto. Un mondo che sia geografico, quindi proprio geograficamente mondo, ma anche un mondo mio interiore, che finché uno non si confronta con gli altri, l'altro rimane veramente in una bolla. Da qui poi sarà ancora più difficile perché comprende le abitudini, le, le, le cose interiorizzate, tutte delle cose con cui facciamo i conti quotidianamente. Cioè anche io adesso che ho cambiato città, in realtà sto interiorizzando altre robe, però di Bologna. Cioè quindi è sempre, bisogna rimanere sempre in movimento e, e affamati di, di confronto fondamentalmente. Quindi iniziando l'accademia io ero affamata di qualsiasi cosa, specialmente poi di quello che, che mi faceva battere il cuore, quindi le storie, il disegno, e confrontandomi, scoprendo, nutrendomi di, di tutto questo, poi mi sono costruita un'identità, ricostruita, perché tu te la... non finisci mai di costruirti. Però secondo me ci sono tre tappe fondamentali, nell'adolescenza, nella maturità e, e, e nella vecchiaia, nella tarda maturità. No, che è molto distante ancora da questo. È molto aspettiva. distante sicuramente. Quindi queste sono le tre tappe fondamentali in cui veramente ti costruisci, cioè metti un punto e dici ok, da qui in poi devo ripensarmi, ho una possibilità. Però fa tutto parte anche nel percepire e nel concepirsi. Pieno di possibilità, perché io capisco anche persone che a volte si, si limitano perché certe cose dure che vivi nella vita poi ti chiudono la mente al fatto di dire: Ho altre possibilità, capito? Cioè, non, uh, non bisogna neanche limitarsi nei treni che si perdono, nelle cose che non si fanno, cioè, bisogna sempre dire ok, questa cosa non è andata, ne farò altre. Perché altrimenti sei limitato anche nella. Cioè, per esempio, quando tu hai detto: quando è che uh, hai capito che poi volevi fare la fumettista, no? Le cose ma io faccio sia la fumettista ma sia tante altre cose perché anche eh, auto ingabbiandoci in una categoria quando magari per questioni milioni di altre questioni non riusciamo a fare quello noi ci, poi ci sentiamo persi del tutto infatti una cosa che ho capito durante il lockdown la pandemia è dire faccio i fumetti e non sono mm -hmm. cioè si può anche dire sono, eccetera. Però mh, mettere sempre la distanza tra quel che si è, che principalmente si è delle persone che fanno mille altre robe, non identificarsi solo con una cosa, no? Quindi darsi molte possibilità. Secondo me questo discorso tuo. Uh, è davvero molto interessante, credo che eh, sia anche frutto di una, di una maturità eh, e di una consapevolezza non scontati, nel senso non voglio dire che magari la Cristina di oggi rispetto alla Cristina di vent'anni che ha deciso di prendere magari andare a studiare all'Accademia di Belle Arti eh, magari aveva meno consapevolezza no, di, questa, di questa struttura del fotocalli esatto, totale. quindi da una parte secondo me è fondamentale che che tu racconti questa cosa, anche perché è un modo concreto di vivere i sogni, no? In un certo senso, cioè di far coincidere in un qualche modo la dimensione del tuo desiderio di realizzazione di te come persona con quelle che sono le, le possibilità concrete, no? È un modo positivo, non lo so, anche io sono, Poi, molto, sono molto concrete, no? Però troppo <ride> le possibilità concrete dipendono anche purtroppo dalla classe sociale da certo. cui provieni. Perché io non mi posso cioè non, non posso dimenticare che comunque certe possibilità, la possibilità di studiare, mm -hmm. di cambiare città, di mantenermi è stata comunque agevolata. Come? Io, per quanto fossi una persona già, no. comunque con la testa sulle spalle, ho fatto mille lavori, mille robe, però, avevo qualcuno dietro, capito, che mm -hmm. mi sosteneva. Non so come spiegarci: certo. chi non ha tutte queste possibilità vedi che poi gli manca la voce e la rappresentazione no? Sì. quindi chi fa fumetti adesso solo persone che provengono da una classe sociale che gli permette di non mantenersi solo col fumetto cioè sai ci sono tutti dei ragionamenti che poi vabbè a vent'anni io non mi potevo fare, non riuscivo a farmi perché non ne avevo coscienza sapevo solo che volevo fare quella roba lì però più cresci, più ti rendi conto che cioè, in, in questi panel, in vari panel, dici «Caspita, ma sono tutti bianchi, etero, uo magari maggioranza uomini, sei donne, 17 uomini». Cioè sai, la vedi la… Certo, sì sì, la, la, la rappresentazione, sé, quindi, esatto. esatto. Quindi… Rispetto a questa è una domanda, come dire, che, che, che ti avrei fatto più in là, ma che invece si connette perfettamente a questo discorso che stiamo facendo. E, da una parte so che i tu lavori anche no? insegnando e hai insegnato a diversi livelli, questa cosa si vede tantissimo, al di là del fatto che ti rivolgi a dei pubblici molto diversi dal punto di vista dell'età e anche della consapevolezza, cioè fai delle illustrazioni per bambini e per ragazzi, ha eh? delle storie, delle illustrazioni che ovviamente si rivolgono a un pubblico adulto, quindi sei inclusiva dal punto di vista generazionale. E il tuo linguaggio evidentemente assorbe questa tua capacità di comunicare a livelli diversi ed è molto inclusivo perché è molto efficace, cioè non esclude qualcuno dal punto di vista della comprensione, e, diciamo così non è, non è elittario nel, nel, nell'essere in grado di veicolare un messaggio, eh, è molto efficace ma senza, senza banalizzare, però ti chiedo... Mh, appunto provando a riprendere anche un tuo post in che modo si può rendere si può fare un fumetto più inclusivo da una parte quindi come autrice quali sono gli elementi su cui lavori per rendere più inclusivi i tuoi fumetti e dall'altra in che modo si può rendere invece il mondo dell'editoria a fumetti più inclusivo no sono due cose diverse cioè da una parte io autore come devo ragionare in quanto anche Intellettuale, comunicatore, eccetera, che racconta storie per rendere più inclusivo quello che racconto, e dall'altra cosa dovrebbe fare invece il mondo del fumetto per essere più inclusivo. Dalla formazione alla pubblicazione, no? Quindi anche la, quello che dicevi tu, chi frequenta le, le accademie, chi ha modo di istruirsi e poi chi può essere pubblicato, eccetera. Però una cosa alimenta l'altra: mm. cioè più si formeranno persone diverse mm -hmm. e quindi automaticamente più di conseguenza il linguaggio si farà più inclusivo mm -hmm. perché mh, se veramente fino a qualche anno fa non riuscivi a, a leggere nient'altro che veramente opere solo di uomini che raccontavano solo delle loro cose del loro racconto umbellicale <ride> adesso ci, ci, stanno, ci stanno aumentando sempre di più rappresentazioni diverse di personaggi e storie che vivono cose diverse, cosa che veramente fino a quando avevo vent'anni io non c'era. Cioè, è assurdo, però è così. Cioè, anche i fumetti della rivista, vabbè, che io ho adorato e e per cui mi sono spostata a studiare a Bologna e eh, che veneravo no? adesso riguardandola mondo naif no? lì c'erano storie più di realismo magico, sai, storie surreali, però i protagonisti comunque soffrivano un po' di questo, di questo sguardo che non era ancora così internazionale e, e inclusivo no? perché sono tutti temi che con la società che va avanti anche i temi li rag la raggiunge questa società che sta andando avanti e, e poi c'è un pubblico adesso cosa che non c'era qualche anno fa no Già. <ride> e, e per me è fondamentale cioè, mh, e cosa si può fare si può fare soltanto se si dà la possibilità a tutti e a tutte di Aprirsi al linguaggio mm -hmm. perché se tu non conosci un linguaggio, come fai a esprimerti con quel linguaggio, no? Mm -hmm. Quindi io sono della scuola di, di, di fumetti brutti che dice che tutti devono fare fumetti, tutti possono fare fumetti, ok? Non importa come quando, tutti possono farlo, tutti possono e devono raccontare le loro esperienze, le loro storie. Sì, e le, direi che l'esempio appunto di, di fumetti brutti è chiaramente il primo esempio che, che viene in mente a noi quando uh, parliamo di questo, di questi temi, eh, dal punto di vista dell'inclusività, non solo degli sguardi, ma anche poi proprio, come dicevi, dello stile, no? Nel senso che, la cosa bella del linguaggio del fumetto, che, però, non è data per scontata, ed è una cosa su cui appunto sto lavorando eh, come, come docente all'università anche su questo, cioè capire che il linguaggio del fumetto è a disposizione di tutti, sia dal punto di vista della lettura, perché è apparentemente più accessibile, quindi ci aiuta, no? come ci insegna anche Becco Giallo, prima di altri, ad accedere a dei temi molto complessi attraverso un racconto per immagini e parole, ma poi perché quelle immagini immagini, quelle illustrazioni non devono essere valutate per la loro bellezza dal punto di vista artistico e grafico, quanto piuttosto per la loro capacità, cioè la loro bellezza dipende dalla loro capacità di comunicare un messaggio e quindi cioè, bisogna forse lavorare anche su questa percezione dell'inclusività di ciò che è il fumetto, no? E, e credo che da questo punto di vista si debba includerlo, allora, a sua volta, visto che parliamo di inclusione, di più all'interno di quelli che sono i, anche i programmi ministeriali, per cui a scuola, cioè, tu di, allora sto andando ancora più indietro rispetto al discorso che facevi tu, no? Tutti dovrebbero poter fare i fumetti se li vogliono fare. Tutti potrebbero, dovrebbero poter sapere che esiste il fumetto ed è una cosa che, che effettivamente a scuola non c'è. Tu cosa ne pensi? So che hai insegnato. Eh, no? Allora, io ho insegnato anche alle medie. E, e purtroppo alle medie quando domandavo: ma chi di voi ha dei libri in casa? Manine sparuti, sparute, ma chi di voi ha dei fumetti? Due, tre su 30 bambini, perché spesso gli appassionati sono i genitori. E però i fumetti sono sempre Topolino, Dylan Dog, Tex. O, aspetta, Stuart Little il, il topo insomma o sono cose per bambini bambini o, o comunque o sono cose poi ricercatissime quindi o sono cose super pop o sono cose super ricercate che hanno una nicchia stranicchia no? però la maggioranza ancora non ha neanche i libri quindi io mi chiedo tante cose capito? cioè se comunque i bambini sono già pochi quelli che hanno alle spalle delle persone che hanno dei libri, sono appassionati, eccetera, quindi sarà conseguenziale il fatto che anche loro cresceranno adolescenti forse un po' appassionati, ma perché hanno avuti, li hanno avuti attorno? Ma anche io ho avuto un sacco di, di roba, cioè io avevo le videocassette, avevo un sacco di libri, ma pochi però. Tipo avevo Giobbe che i miei genitori si leggevano Giobbe cioè avevo comunque cose che si leggevano i miei genitori. Anch'io avevo Minnie, invece che il giornale di Topolino, avevo il giornaletto di Minnie, avevo I Dylan Dog, avevo Sturm Truppen. cioè avevo Catti perché pure mio fratello poi si leggeva i fumetti. Poi i manga, quando sono arrivati i manga, Dragon Ball, Slurm Moon, tutta quell'ondata del, del primo manga. E, e, e quindi per me è stato. Poi c'erano solo quelli, quindi io andavo di, di fumetto in fumetto perché dietro a dei fumetti c'erano le pubblicità di altri fumetti. E quindi se mi attirava il disegno così, io andavo a comprare quello. Andavo nella fumetteria a Montesanto, nel mio quartiere, che ora non esiste più, e purtroppo chissà che fine hanno fatto pure tutti quei. c'era questa fumetteria a Montesanto dove il, il proprietario era un collezionista dei primi albi bonelli quando erano ancora in strisce non in albi strisce tutti in gialli cioè chissà che fine ha fatto quella roba patrimonio ehm, saranno in dei mercatini che, di ehm, cui parlavamo prima chi lo sa chi lo sa e che stavo dicendo? Mi sono persa. No, stavi dicendo che leggevi e passavi di fumetto in fumetto, come se ah, fosse, ecco. sembrava Adesso. un hyperlink in versione fisica. Brava. No? Adesso no. noi competiamo con Netflix. <ride> cioè, hai capito? Il discorso è che sì, i fumetti per intrattenere, ok, per i graphic novel, per intenditori, ancora un'altra cosa, però tutti competono oggi, nel 2021, con... Tantissime altre piattaforme di intrattenimento e metodi di intrattenimento. Il videogioco fa tantissimo, ma anche la, la, il futuro della pubblicità. Io poi vabbè, mi, mi piace anche un po' bazzicare il marketing, sai, queste cose. Adesso ci arriviamo. <ride> il futuro della pubblicità non sono i social, sono i videogiochi. Cioè, hai capito? È allucinante, se pensiamo che adesso è nato Meta, l'azienda che ha i prodotti Facebook e Instagram, ha cambiato nome in Meta. E, sì, perché poi molti magari facevano gli articoli Facebook, cambia nome, ma non cambia il nome del social, è cambiato il nome dell'azienda che ha all'interno i prodotti. Facebook, Instagram, Whatsapp e quant'altro. E, e quindi il futuro anche dell'advertising è il videogioco. Quindi la carta stampata, poi a me angoscia tantissimo questa cosa che non si sta trovando la carta. Cioè io gli editori che seguo, anche tutti so. quanti hanno rimandato la pubblicazione di certi libri che io aspettavo con ansia, tipo anche Anders Nielsen edizioni Eris che pubblicherà un libro importantissimo non, non c'è a Lucca perché mancava la carta ho letto, sì eh... quindi dici ok, mi sento ancora un po' in apnea anche se il lockdown è finito, ci siamo vaccinati, e tutto qua, stanno riprendendo le cose però mi sento un po' in apnea anche io sto facendo un nuovo graphic novel no? per fortuna non da sola, questa era un'altra strada un'altra esperienza che volevo fare perché anche l'esperienza di fare un libro in completa solitudine è pesante, non lo, cioè, mh, dopo un tot di anni avevo proprio l'esigenza fisica di dividermi un lavoro simile, una molle di lavoro simile, anche di, di dialogare con un altro autore, esatto. perché ovviamente c'è il dialogo, cioè, è stato molto bello quello che dicevi rispetto al dialogo con iperborea, quindi quando i dialoghi con gli editori vanno bene, ho letto anche di tue interviste, quando dicevi che appunto eh, io sono mare con canicola, insomma è nato da un dialogo molto stretto e questo è sempre molto bello, però... La posizione autore e editore è sempre molto diversa rispetto a quella che è invece no, fai squadra in un qualche modo con l'altro autore, quindi le tue paranoie non le, le devi divide, mediare, diciamo così, esatto. sapendo che comunque l'editore, pur umano quanto vuoi, è il tuo datore di lavoro in quel momento, no? Esatto. Quindi, insomma... Infatti, questa è un'altra cosa che purtroppo se ne parla sempre troppo poco: cioè il fatto che noi autori. Sì, possiamo essere grati a chi ci offre la possibilità di pubblicare, ma non dobbiamo essere sudditi o schiavi, perché questa possibilità non ci verrà mai più data da nessun altro, e allora dobbiamo sottostare a delle robe. Cioè, oppure farci pagare poco o farci umiliare perché no, ecco questo editore è importantissimo. Mi dà uno. Mi sono ma un altro po' paghiamo noi loro. Cioè, capito? sta diventando così elitario che ha una, un altro... cioè manca poco che diventerà editoria a pagamento il fumetto. Vabbè, eh. è un'idea distopica, però... <ride> è un'idea no, Non esageriamo non eh. e non, esageriamo. non menzioniamole che abbiamo visto che le distopie possono diventare eh, capito, realtà. Cioè, la... Tra un po' ci saranno persone che pagheranno loro per essere... Per far sì che il loro fumetto sia pubblicato. Cioè, non lo so, è un po' oppure. Um, che ne so, adesso io sto ragionando molto su. Mi riallaccio al tema fumettista, artista. Altro di cui prima ho fatto vedere delle le, le slide sì. con il mio magico questo qua. Vedi, vecchi cliché. Raccontavo sull'essere artista. Perciò mm -hmm. dicevo artista, no? Fumettista artista. Certo. Perché il cliché dell'artista maledetto che campa con poco e niente, un po' una concezione ottocentesca no? della Parigi Bohemienne. Il genio, il genio artistico. Eh, ma non esiste più, perché adesso di geni quanti ce ne stanno, no? E essere creativi oggi raccontavo un po' su cosa significa. Ed è su quello che mi interrogo adesso, perché se fino la prima metà degli anni 2000 c'era il fumettista, adesso c'è il fumettista creator, perché Ma, sempre marchetto dell'azienda meta, vabbè Facebook, Instagram così, cioè noi creiamo contenuti per queste aziende e lo facciamo in maniera gratuita e facendolo in maniera gratuita però abbiamo un ritorno di persone che ci seguono che, ok, ci seguono su quel social lì, ma se quel social a un certo punto viene staccato, cosa che non succederà mai, spero, per i creator che ci sono, se dovesse venire staccato, tutto quel capitale che a noi è costato fatica, dove va a finire? Se non creiamo un sito web o un canale proprietario nostro, da creator, fumettista, queste sono tutte categorie poi, perché cioè anche i fumettisti veramente sono... Creator, poi c'è il creator digitale, il creator su carta e pezza, cioè capito? Creator, creatore, super etichetta generica. Però io la vedo questa, non deriva, questa naturale affluenza, capito? Se prima c'erano le riviste, Canniba, Frigidermo, Nonaïf, tutte quelle riviste lì, adesso, col, adesso, dagli da anni in cui sono scomparse, gli autori si sono trovati persi, quindi autoproduzione, albette autoprodotti, spillati, eccetera, editoria, microeditoria, piccoli editori di fumetto, ma adesso è cambiato ancora. Eh sì. Quindi fumettisti giovani, Instagram, subito si creano già lì un loro pubblico e gli editori che fanno? Vanno a vedere chi ha più follower così che rientrano anche dell'investimento economico. Certo, però allo stesso tempo il creator si sente grato che un grande editore si sia accorto di lui, non pensa che gli stia servendo, cioè sì, sì. No? non si mette nella condizione di dire vabbè, il grande editore si è accorto di me perché io gli servo a qualcosa, adesso faccio sì che lui mi serva a mm -hmm. meno. E deve essere un dot diciamo che allora intanto hai toccato dei temi fondamentali che però sono... nel mondo del fumetto non nessuno so... li sta toccando questi temi eh, almeno con il giusto cioè, approccio allora rispetto a quello che dicevi effettivamente diciamo così uh, io invito qualora ci fossero degli, uh, no. dei lettori o qualcuno che si stia seguendo che guarderà la diretta che non conosce già il lavoro di, di Cristina al di là dei libri, eh, è un lavoro enorme ed è quello di cui ci sta parlando adesso. Ora, ehm, cioè, eh, sei una eh, lavoratrice creativa, una creator, eh, forse appartieni anche in parte come ehm, sì, um, imprenditrice di te stessa in un qualche modo a tutto quel mondo della comunicazione, delle agenzie, cioè hai tanto da raccontare sia all'interno dell'editoria sia all'interno di quello che è il mondo della comunicazione. Ora, eh, credo sia un po' utopico pensare che tutti gli autori possano avere il grado di consapevolezza e di complessità di quello che tu riesci a gestire. Cioè il tuo sito web è oggettivamente una piattaforma che poi si apre a una serie di canali di comunicazione completamente diversi tra loro. E in un certo senso queste sono delle nuove sfide che si pongono davvero davanti agli artisti di fumetti come un po' forse anche penso per esempio all'ambito della musica, dell'industria musicale che è stata completamente sconvolta no? da YouTube, le piattaforme di condivisione. Spotify. Esatto, cioè nell'ambito mm. musicale io noto che ci si sta confrontando di più eh sì. e si affronta a viso più aperto, no? sì. anche la prob cioè problematizzare le cose. E invece cioè, tutto quest'ambito sarà che soffriamo del fatto che non siamo visti come l'editoria tradizionale, non lo so, però non si problematizzano davvero le questioni, perché o si affrontano in una maniera ideologica e quindi c'è anche una differenza sostanziale, perché guardiamoci in faccia, c'è una differenza sostanziale anche anagrafica, ok? E, e purtroppo questo è un limite, perché fa sì che le persone interpellate, se hanno più di 50 anni, 40 anni, certe cose non arrivano a ma neanche hanno curiosità. Il limite è la curiosità. Cioè io purtroppo, per fortuna, sono una scassa scatole perché sono curiosa e mi il sito che eh, citavi tu, anzi ti ringrazio, il sito mio, cristinaportolano.com, insomma nome e cognome.com, molto semplice, ma io ci ho messo anni. Si, vede. si cioè, vede perché ha fatto benissimo. Però. Eh, ma ci ho messo anni di frustrazioni, di grattacapi, di mettermi lì, fissare uno schermo bianco e dire io come riempio questo spazio. Eh, L'hai riempito, la... sai cos'è <ride> la questione? Ecco? Al di là però della mia ricerca artistica, che andava di certo. pari passo. Eh? Quindi sono due cose che comunque si, mh, si, si influenzavano. <ride> Capito. E si sostengono anche a vicenda, nel senso che secondo me. Allora se uno si fa un giro sul sito di Cristina, poi si rende conto del motivo per cui quello che fai è appunto è il motivo per cui non puoi essere definita né fumettista né illustratrice, perché in realtà fai moltissime cose diverse. Ed è una cosa che poi è molto gentile da parte tua condividere e aver pensato di farne anche parte del tuo lavoro, cioè fare webinar, fare i corsi di formazione, perché effettivamente non è uno di quei casi truffa in cui uno dice ah sì, ascolto un, un artista non è detto che chi sa scrivere bene un libro sia poi una persona da cui io posso davvero imparare qualcosa perché magari appunto tutto il processo di creazione è, è nato in modo completamente diverso rispetto alla riflessione che fai tu sui diversi canali di comunicazione e linguaggi quindi l'illustrazione e il fumetto sono una parte della riflessione che fai sul linguaggio a seconda del canale che usi. Per cui un fumettista oggi, ci insegni tu, può scegliere, forse dovrebbe quantomeno, di comunicare non solo attraverso la carta, non solo attraverso i webcomics, ma adattare i suoi webcomics al canale che utilizza. Ma sai perché? Allora, io sono una persona che se ne sentite dire tante, ok? Tanti pregiudizi, tanti giudizi, ma... Io ho una peculiarità, che purtroppo questa cosa la, questa peculiarità va allenata per chi non ce l'ha e va anche forzata certe volte, che è quella di non ascoltare nessuno, cioè ascoltare le persone giuste, che secondo me sono giuste in quel momento, prendere i consigli buoni e lasciare tutto il resto, ok? Veramente, io ne ho sentite di, oh, mi hanno insultato, cioè proprio cose assurde. Ma io vado dentro per la mia strada perché? Perché ho anche tanti ritorni positivi di quello che faccio e a un certo punto io ho iniziato a usare Instagram in un certo modo, a usare il canale YouTube, ma poi non è che lo tenevo per me, io dicevo anche ad altri artisti o magari associazioni, altre entità, dicevo guardate c'è questa possibilità, potete farlo. No, che siamo youtuber, no, vabbè. Non mi approccio mai con un pregiudizio. Io dico io so fare le cose. Adesso sperimento e cerco di capire come usare questa cosa per comunicare a mio modo. Non è che io mi faccio poi plasmare dal mezzo, eh, questo. No, 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 certo, però Quindi, se fai un ragionamento, cioè le cose che fai su Instagram sono diverse rispetto a quelle che fai su YouTube, esatto. sono diverse rispetto a quelle che fai magari in un altro canale di comunicazione, cioè sai usarli, non ti fai plasmare giustamente come dici tu, ma sai come usarli in modo intelligente, no? E però mi ci, mi ci, mi ci sbatto la testa, cioè nel senso non è facile. Eh, è come impari, cosa tempo, fai? Brava, svelaci i tuoi segreti. <ride> no, il mio segreto è che semplicemente... Ragiono su cosa manca e su cosa sarebbe utile uh -huh. perché, per esempio, quando io ero studentessa, mancava tutto un discorso appunto di autopromozione: che sia banalmente anche comunicare quello che tu fai, perché tu puoi fare la cosa più artistica e bellissima del mondo, ok, ma se nessuno lo sa che l'hai fatta, a che se cioè. Nel senso, io notavo questo fatto, che dicevo, io faccio una roba fighissima, la vedono in quattro, in cinque. Ok, sono contenta perché mi dicono brava, però io in realtà la sto facendo per farle vedere a molte persone. Così i libri, così i disegni. Cioè, io poi, la peculiarità qual è? Che, nonostante io abbia una presenza online e faccia le cose online, comunque, il mio lavoro primario è disegnare. Quindi non è che mi chiamano per fare altro, ma per disegnare. Ok? E le commissioni mi arrivano attraverso il mio sito. Quindi Instagram, YouTube e eh, e tutto sono tutti dei canali che però servono a far convogliare l'esperienza nel mio sito. Non Quello incontrate. che hai chiamato in un'intervista mi è piaciuto tantissimo, il sistema Cristina Portolà, <ride> inquietante ma allo stesso tempo geniale. Sì esatto, sì. Cioè, uno sì. deve fare è conti un con se stesso perché appunto in questi giorni proprio pensavo a tutte queste persone anche giovani che hanno un sacco di follower e non hanno un sito web. E io dico, ma com'è possibile che non avete un sito web? Cioè, va bene che vi arrivino i diritti d'autore attraverso i libri che fate, benissimo! Ma ragazzi, mettetevi sempre nell'ottica che può finire tutto da un momento all'altro e che fate? Cioè, vi ritrovate... Appunto, banalmente si stacca la spina di Instagram, no? Dove fate arrivare quei 150.000 follower? Dove eh sì. li fate ritornare? Dove vi cercano? Qual è il vostro punto di riferimento? Non ce l'avete? Cioè, cioè, tra l'altro, ho capito, Io sembro la capitalista o il diavolo quando penso queste cose, però è vero perché se uno è un artista, uno ci vuole, fumettista, racconta, deve riuscire anche a raggiungere un proprio pubblico laddove magari un canale gli viene a mancare. E non è utopia. Cioè, mi dispiace, ma potrebbe capitare, come è capitato con Fotolog, come è capitato con Blogspot. Cioè io sono una di quelle della generazione del 2004 che usava MySpace, IRC, Mirk, C6, tutte le prime chat e tutti i primi luoghi di aggregazione, che poi sono morti. Eh sì. E come avrei fatto se, cioè, a se tutto che, il tuo lavoro fosse esatto, stato, fosse stato solo lì? Quindi noi siamo anche più scafati. Forse i ventenni di oggi, appunto, nel mio lavoro pedagogico, di insegnamento eh, che faccio, dico anche questo a chi magari non ci ha mai pensato. Perché un ventenne di oggi non ci pensa. Ma neanche noi quando avevamo vent'anni. però dai. No, sì. <ride> cioè, diciamo così, eh, poi. Um, secondo me li, la cosa interessante di, di tutto questo discorso, perché eh, ci sono no? dei fenomeni, effettivamente sto pensando, Anche. ci sono domande? No, no, no. no. C'è qualcuno che è ancora vivo e sta ascoltando? No, sì, in realtà sì. sì. E, um, il discorso è proprio quello di uh, uscire dall'ideale dall del adesso faccio il libro divento famoso e lavorare contemporaneamente sul... Eh, cosa posso fare per eh, crescere come professionista. Come professionista, esatto. Appunto, in un modo eh, che, che comprenda la creatività, ma che comprenda anche tutta una serie di altre capacità e riflessioni. E, e secondo me questo ragionamento che stai facendo, duraturo, è anche un modo per, per dare concretezza no? a, a chi può seguire un corso per diventare fumettista, per fargli capire o farle capire che il lavoro che sta dietro a questo non è solo avere l'idea geniale o avere la capacità di cogliere le storie saperle raccontare, ma anche poi di ragionare su come comunicarle verso l'esterno, questo insomma riguarda veramente tanti ambiti diversi, per cui è un discorso molto interessante. Ma infatti è multi cioè questo discorso che noi stiamo facendo non vale solo per le graphic novel, vale per tutti i tipi di prodotti, tutti cioè non importa che tu faccia Marvel, che tu faccia robe seriali, cioè vale per te come artista. Poi c'è chi sente più la necessità e chi no. Io ammetto anche il fatto che ho mh, per fortuna purtroppo una vena un po' più imprenditoriale degli altri, cioè che mi ha portato a un certo punto a fare una riflessione per cui poi ho aperto la partita IVA. Mm -hmm. Che in teoria non servirebbe ai fumettisti, ma. Se tu disegni, uh -huh. ok, fai solo i fumetti, ma ne devi fare tanti, tanti, tanti e aprire la partita IVA ti dà più possibilità di guadagno, invece non averla te restringe, capito? Perché devi stare poi dentro i 5.000 euro, dentro e. cioè, mh, non ha senso. È un meccanismo che. Ti limita invece di offrirti delle possibilità e io le cercavo le possibilità quindi, quando a un certo punto mi sono sentita un po' sicura di qualche lavoro che stava entrando, ho detto: Vabbè, dai, adesso la apro da quanto è aperta. No, da 2018, al 2018, e quindi, questo, però, ti fa fare anche tutta una serie di azioni con meno grilli per la testa e con sì. meno uh, superficialità sì. e Meno pregiudizi interiorizzati, capito? Mm -hmm. Perché io me lo ricordo, me ne ricordo le battutine: ah, adesso fai la youtuber, adesso fai così, adesso fai così, ah, ma adesso fai pure i tuoi fumetti su Instagram, cioè, bisogna avere poi una grande forza di volontà, eh sì. e, e di dire: Ma ah, tu dici quello che vuoi. Io so il fatto mio, so perché lo sto facendo e vado dritto per la mia strada, come per il fatto anche che ho aperto il blog cioè sempre nel 2017, ho riaperto... Io ho avuto vari blog. Avuto non, un... non avevamo dubbi, a questo <ride> punto sta emergendo dall'intervista. Io ho avuto Splendor, ho avuto Blogspot, insomma, ovviamente scritti come sapevo scrivere a vent'anni, male, però riaprirlo e ricominciare anche a scrivere e a mettere in ordine i pensieri, perché per me scrivere adesso sta significando... Riuscire anche a parlare meglio, mm -hmm. cioè certe cose servono. Caspita. Serve allora fai conto che io ho iniziato a fare fumetti che non leggevo libri, cioè leggevo solo i fumetti, non leggevo i libri e scrivevo male, errori tantissimi, eccetera, e, e disegnavo solo. Poi a un certo punto, sempre frequentando l'accademia, per fortuna che mi ha dato una formazione più artistica e per farmi diventare un'autrice, no? Che è professionale a livello di mh, proprio marketing eccetera, ma va bene, cioè quello l'ho recuperato dopo e però chi vuole, cioè io adesso Faccio io dei webinar, sto preparando io dei miei corsi e sul mio sito web si può trovare sempre tutto quello che è. consiglio di iscriversi alla newsletter. Ecco, esatto, newsletter la ci sarei arrivata su ZabSak che è proprio il mio canale dove diffondo delle informazioni ogni mese. E poi per chi vuole c'è una piccola quota tipo Patreon in cui si possono leggere articoli un po' più privati, delle palestre un po' di scrittura e anche di racconto a fumetti. E, e quindi il mio blog l'ho riaperto dal 2017 e io più, legge, più mh, leggendo di più a un certo punto, ai 23 anni ho iniziato anche a pensare meglio e quindi a scrivere anche meglio. Però, questa roba della scrittura non finisce mai. Cioè, io eh. continuo costantemente a imparare a esprimermi anche solo con le parole. E quindi a esprimermi anche meglio, sia con le parole sia col disegno contemporaneamente, no? E tutto sta nell'unico, cioè uno che cosa sente il desiderio di fare. E tutto quello che io sono arrivata a creare attorno a me, il sistema, Cristina Bortolano, è semplicemente il sistema che mi permette di esprimermi, no? quando magari durante un lockdown in cui gli editori non, non ti accettano progetti perché non sanno se domani sono certo. vivi e tu dici ah ma io non ero solo fumettista no io sono tanto altro mm -hmm. quindi ok magari non pubblico un fumetto quest'anno ma mi concentro su posso YouTube fare posso fare altre cose scrivo articoli su YouTube incontro tanti professionisti che stanno sulla mia stessa barca, ci confrontiamo, ci consoliamo, parliamo, e um, così faccio i miei fumetti, ma li faccio su Instagram, perché non ho altri mezzi, no? Quindi è, è quello. Sì, diciamo che... Um, Secondo me ci sono due, due livelli, c'è cioè la parte del, eh, del desiderio e, e tu, tra virgolette, sei fortunata di avere questa, quello che dicevi prima, no? questa curiosità che ti ha portata a, a, a svilupparlo autonomamente senza che… Appunto, la formazione rispondesse a questo criterio e penso che sia una cosa che vale per ver veramente tantissimi ambiti molto diversi. Eh, per certi aspetti, anche la formazione universitaria dà una parte di, di formazione, e poi il resto viene lasciato no? alla capacità anche del Io singolo uno, di eh congiungere sì, diversi eh punti e diverse sì. capacità, diverse esperienze. Però, ecco, quello che magari si può, si può prendere è, è l'altro aspetto, cioè io potrei non desiderare no, di fare tutta questa ricerca che ha portato alla costruzione del certo, sistema Cristina certo. Portolano, ma forse ci sono delle cose che devo fare comunque perché altrimenti se non sono in grado, come dicevi tu, di comunicare, se non sono in grado di fare una riflessione che sta al di là appunto del fatto che sto disegnando una tavola fumetti... Ehm, è difficile che io arrivi perché le stra la strada no, per riuscire a fare questo lavoro o per inserire l'esperienza fumettistica all'interno della propria dimensione lavorativa per poi poterne vivere, di fatto deve tenere insieme tante altre cose. No? Ma io poi cioè, A meno che non sai il fenomeno straordinario, però quanti ne capitano. Guarda, non trascurare la salute eh. mentale. Io poi a un certo punto ho iniziato anche a fare queste micro guide. Appunto una è quella che stiamo guardando, sì. Fumettista, Artista, Altro, che prende il nome dal libro di Bernardine Varisto. Donna, ehm, ragazza altro bellissimo. E, e poi ne avevo fatta un'altra, sempre di micro guide così su Instagram sul linguaggio del fumetto. Perché io vedevo anche che dei ragazzi giovanissimi non sapevano bene dove inserire i balloon, no? Li inserivano un po' a cazzo e. Io che leggo la TV e dico: Ma da dove devo partire a leggere? Aiuto qui sì. il, la persona che deve parlare per primo il balone è messo in basso, messo da destra. No, deve stare. <ride> e, e quindi questa quest osservazione mi ha spinto a fare queste micro guide, che sia su essere fumettisti, il fare fumetti, il fare l'artista o come fare praticamente un fumetto. Quindi le varie griglie, i vari balloon, no? Le varie composizioni. Per fortuna che hai questo mia... spirito pedagogico. Sì, cioè, per certo però è, è, è bello perché mi aiuta anche a me a far chiarezza, cioè a certo. dire fammi vedere se mi ricordo ancora come si fa, no fammi vedere se riesco a scrivere in maniera breve e concisa dei concetti. Poi ne ho fatto un'altra sempre sull'inclusività, appunto. E mh, insomma, poi l'inclusività alla fine non deve essere né una um, un'imposizione cioè va bene se una persona vuole raccontare l'ennesima storia di te che ti sei lasciato e che stai male, ok, va benissimo. Però poi confrontati anche su altre sensibilità, su altri personaggi, chiedi, parla, okay. leggi altri libri, cioè i personaggi adesso abbiamo la fortuna veramente che, che rispecchiano la società in cui viviamo. Hai visto tutto il polverone sul figlio di, di, di Superman che era omosessuale, no, è bisessuale, no? Yeah. Cioè, voglio dire, i fumetti rispecchiano la società, perché non dovrebbero farlo? Quindi il mio invito è quello, cioè l'inclusività non deve essere un obbligo, ma ovviamente può essere una possibilità e per fare anche storie interessanti, per Raccontare dei risvolti inediti a cui non avremmo mai pensato. cioè vedere, uno, vedere le cose in un'ottica di possibilità e non di limita, limi, limite, no? limitatezza. Cioè, vabbè. Ma ehm, rispetto a questo, e eh, poi forse ci possiamo avviare verso la, la conclusione della nostra chiacchierata. Ehm, Appunto, uno dei temi che, che hai affrontato in modo esplicito o implicito, oltre a questo dell'inclusività, nello specifico, c'è la prospettiva femminile, no? prospettiva femminile di, di alcuni personaggi che diventa anche una prospettiva femminista. Quindi volevo chiederti, come dire, eh, per te se esiste effettivamente una sfumatura tra queste due eh, cose, nel senso raccontare uno sguardo femminile non è necessariamente forse avere una prospettiva femminista, quindi in che modo invece la tua è più anche una prospettiva femminista anche a partire da una serie di esperienze che Editoriali che, che insomma raccontano un po' questa, questa tua, questo tuo sguardo, questa tua volontà anche di ragionare ancora una volta no? sulle voci che ci sono, non ci sono, che emergono all'interno della realtà del fumetto italiano. Penso per esempio all'antologia Pass Pink. E, e poi magari anche ad altre dimensioni che meno esplicitamente vogliono essere un'antologia un femminista, ma stavo pensando ad Amare, per esempio, che è uscita no, con Canicola eh, quest'anno e, e che insomma um, sono testimonianza, come dire, di, di un'esigenza, di un no? anche di una voce che, eh, a cui non si dava attenzione. Quindi mh, ti chiedo appunto questo sguardo e poi se c'è una maestra, no? si fa sempre la solita domanda che è il grande maestro per te del, del fumetto che ti ha ispirato, allora dico se c'è una maestra invece, no? una voce femminile che ti ha ispirato in questo. Allora, una voce femminile ce ne sono varie ovviamente, mm -hmm. però sicuramente le due voci femminili, parto da qua e poi mi riallaccio, mm -hmm. una è americana. Febbe Glickner, ha questo cognome un po' strano, non, non so mai bene pronunciare, però penso si pronunci così, Febbe Glickner, che um, ha scritto diario di una ragazzina, mm -hmm. ma ti parlo di una pubblicazione di fine anni 90, primi 2000, underground, allucinante, no? pubblicata per la prima volta, se non mi sbaglio, dalle edizioni Topolin. Ma tu te le ricordi le edizioni Topolin? No, voglio essere sincera, no? no. <ride> mi, <ride> mi cogli impreparata. <ride> allora, edizioni Topolin, che pubblicarono per la prima volta in Italia Miguel Angel Martin, spagnolo, questo libro che si chiamava Snaf 2000. Ti dico solo questo, già Snaf con la maschera, quell'antigas Vabbè non diciamo di cosa trattava ma cose diciamo tra squid game e non c'è <ride> e... nulla di nuovo e... eh. no ma cose proprio estreme e pubblicava tutti questi fumetti allucinati. che all'epoca appunto c'era l'underground no quei fumetti che non erano mainstream non c'era un mercato delle graphic novel quindi erano super mi ricordo Thomas Hought comunque degli autori allucinanti, tra cui questa Febbe Glickner, oppure io, io ho anche un altro volume uh, di Fernandelle, mm. non so se ti ricordi questa casa editrice, vabbè tutte case editrici morte e sepolte, e, e questa autrice americana, mi ricordo, che appunto faceva questo fumetto, vita ragazzina in cui raccontava di questo patrigno con cui aveva rapporti sessuali e lei aveva 13 anni, 14 anni e raccontava anche le sue scorribande tra sesso e droga nella non mi ricordo se era Los Angeles o comunque una città mitica San Francisco, da San Francisco agli anni 70 e lei mi folgorò, lei e contemporaneamente iniziò a leggere Magenzia trapì persepolis nei volumetti di rizzoli lizard quelli sottili così e dissi wow questa roba è pazzesca loro sono state le mie due maestre mm -hmm. per quanto riguarda l'internazionale il mondo fuori dall'italia invece in italia vanna vinci cioè una delle pochissime donne pubblicate su questa rivista mondo naif di cui ti dicevo prima in cui raccontava cose pazze alchimia cose cioè io rimasi folgorata. Lei e Davide Toffolo, che raccontava benissimo l'adolescenza di tre ragazzine in piena degli spiriti. cioè questi sono stati i miei maestri e le mie maestre. E quello che dicevi tu su sui fumetti femministi in effetti ci ho anche scritto un articolo che però è solo per chi contribuisce sulla mia news portolina ho, ho avuto una soffiata <ride> esatto. no, però effettivamente è solo per chi ho fatto un po' un resoconto di mh, delle generazioni di fumettiste appunto dalla prima metà degli anni 2000 fino a dove siamo arrivate oggi non solo Appunto, questo elenco di ragazze che facevano fumetti, ma anche come è cambiato l'approccio alle ragazze che facevano fumetti. Uh -huh. Cioè, a un certo punto il femminismo, e il fatto che ci fossero più donne che facessero cose, è diventato anche a livello di mercato uh -huh. redditizio. Perché post-pink non poteva nascere quando non c'era una sensibilità uh -huh. verso il femminismo. Quindi eh. di cosa parliamo, no? Esatto. Cioè, alla fine non ci giriamo attorno. Il fatto è che purtroppo adesso no, non ci cambiano la nostra condizione no, principale, queste pubblicazioni, e questa coscienza che come donne autrici abbiamo. Ma sicuramente possono, queste iniziative, anche se nate in seno a un mercato mm -hmm. e a una domanda di mercato, possono comunque buttare dei semi, cioè tutto è seminale, ok? E la, no la mia generazione ha colto questa sfida, mm -hmm. anche di essere chiamate, anche se magari qualcuna non ha una visione prettamente di, di femminismo intersezionale come la intendiamo noi, ma magari ognuna, anche tutti abbiamo i nostri limiti, no? Però la nostra generazione è quella che ha detto, ok, Vogliamo giocare al gioco del Sono una donna pubblico un'antologia femminista? Lo faccio, mm -hmm. non mi importa. Colgo questa carta. Invece, le generazioni prima di noi, prima di me, che, di cui parlo in questo articolo sulla mia sul mio substack avevano paura di essere in qualche modo ingabbiate mm -hmm. in questa concezione di sei fumettista, sei, sei femminista. E quindi stare Ci in un'unica. Sono un le Alcune eccezioni, Io sto pensando appunto, non a caso è, tra, è con voi in quella cosa, però appartiene a una generazione che forse è precedente alla nostra, o comunque mm. insomma, eh, è stata un po' una guida anche Sara Pavan, penso no, per Sarah esempio. Pavan, esatto, sì, nel sì, senso sì, Sarah, che. Infatti, ehm, cioè, fa un po' da fonte, no? Da noi, esatto, sì, 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 non a caso eh. è nell'antologia post-pink. Però hai ragione no? sul fatto che effettivamente, sto pensando anche a Sara, eh, apparteneva, cioè, non a caso, gestiva per esempio la, la sezione autoproduzione del TCBF, cioè eh sì. in un qualche modo è nata in un momento, la, il suo sguardo è continuato poi, prima che ci fosse Feltrinelli Comics che sì, ti chiede di finanziare sì. un'antologia femminista perché sa mm. che in qualche modo in quel momento esatto. il mercato è maturo proprio per accogliere un progetto sì. così. No, perché magari penso a Federica del Proposto, che è stata una delle primissime a fare del, dei fumetti, anche con un perché lei è una femminista mh, vecchia a scuola, e, e però in qualche modo si sarebbe sentita ingabbiata, no? Lei racconta in un articolo che è uscito su Oblò, mm -hmm. la rivista quella online, che appunto aveva paura poi di uscire con queste sue vignette femministe con questo taglio così ed essere incasellata in quella roba lì, proprio perché una persona, un artista, una fumettista non vuole essere per forza ingabbiata, inscatolata nella categoria ah, ecco la fumettista donna femminista, ah, ecco, eh. perché altrimenti anche lì all'esterno ci sono delle limitazioni, no? A dire, ah no, tu fai questa sì, cosa qua. Cusole. Ok, farai solo questa cosa qua. Invece, almeno io, col mio lavoro, quello che ho provato a fare è stato fin da subito proprio essere un'anguilla, sguisciare e non essere mai facilmente inscatolabile in niente, ma allo stesso tempo rispondere a delle esigenze, cioè se qualcuno diceva "Ah, stiamo facendo un incontro su dico una banalità, eh, um, la situazione delle donne". <ride> ok, ci sto, mi posso inserire, però poi vi scarico le bombe, capito? Mm -hmm. Cioè, cogliere le opportunità, però poi non mandarle a dire, cioè Infatti, Capisce. direi che anche in post-pink non l'hai mandata a dire, eh. nel senso che la scelta del, <ride> del, così, del soggetto della tua storia, insomma, affianca insieme due cose che, che uno. Eh, insomma. Sesso oh, e religione sesso, non è solo sesso e religione, ma suore e masturbazione. Allora, se vogliamo essere un pochino più: eh sì, dai più spesso, se vuoi sganciare quel... la bomba, sganciamola. Eh, non è sesso, queste eh, tabute. Eh, e, quindi, insomma, ho, ho capito cosa intendi, no? sì, cioè dire cogliere l'opportunità Prenderci gli spazi, mm. ma non è che accettiamo quelli che ci danno. No, noi ce li prendiamo tutti, capito? A un certo punto se le fumettiste prima di noi avevano questa paura di essere in scatolate noi diciamo ok noi sappiamo che magari verremmo anche in scatolate però ci vogliamo essere ci dobbiamo stare perché se no se rimaniamo fisse nelle nostre paure di essere in scatolate e qui gli spazi se li prendono sempre gli altri mm -hmm. cioè io so sono di questa opinione capito quindi da un lato accetto certi compromessi ma dall'altro poi cioè, se uno mi dà lo spazio, io me lo prendo, me lo prendo e lo uso come voglio poi. E donna. ti è mai capitato che lo spazio che ti veniva dato in realtà poi alla fine cercasse di inscatolare un pochino? Sì, eh, sì, mm. ma io sono. Abbiamo capito, insomma. Che... <ride> curiosa, curiosa, esatto, abbiamo io detto sono no. Curiosa, io sono curiosa. <ride> no, guarda, è così proprio. Eh, vabbè. Bene, allora <ride> chiudiamo magari con uno spunto sull'ultimo, ce l'hai accennato prima, però magari così rilanciamo sì. eh, questa attesa nella speranza insomma, che si continui a trovare la carta di nuovo eh, e eh, questa emergenza, sì. così insomma, eh, si superi qual è il lavoro a cui insomma, stai lavorando con questa quest'altra autrice, giusto se non sbaglio? Allora, non posso dire tantissimo, mm -hmm. però perché... Lei mi dice: Non dire troppo. Ok, 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 scusaci. Però um, no, posso dire che uh, io disegno solo. Mm -hmm. Anche se ovviamente il mio occhio da artista eh, certo. ci sta. Il sistema. Esatto. Cristina Portolano, <ride> sì. e, no, il, il mio occhio da autrice, la mia sensibilità se no, non avrei neanche accettato di certo. disegnare questa storia. Che, però, ha scritto e sta sceneggiando. Sofia Sirelli, okay. che è una sceneggiatrice per la tv, tra i suoi lavori La Porta Rossa, che è una serie fighissima, io mi sono andata a recuperare, sono diventata super addicted perché è scritta da Dio. Mm -hmm. Cioè la cosa bella è che, vabbè, dopo che ho letto un libro che mi ha, mi ha regalato lei eh, di cerami sulla sceneggiatura, io adesso non riesco a non vedere più dei prodotti audiovisivi. Mm -hmm e a non accorgermi della struttura è bellissima questa cosa questo libro ti ricordi il, il titolo il mestiere dello scrittore okay. il mestiere dello scrittore di cerami uh, non mi ricordo il nome vittorio cerami vabbè comunque cerami lo sceneggiatore che ha sceneggiato anche con pasolini e altri registi famosissimi e, e la cosa bella è che da, quanto, da quando frequento lei e insieme stiamo facendo questa storia che anche questa storia non le manda a dire Fa una che storia <ride> e, um, no, se no veramente eh, mi sto divertendo molto a disegnarla. E poi sto disegnando la Romagna, che è un'area cioè, un geografica a me molto cara. Dove, dopo aver disegnato un po' Riccione in quasi signorina, adesso disegno un po' l'entroterra e i borghi della Romagna. E, e quindi adesso vedo ogni prodotto audiovisivo. Capendo la struttura che c'è alle spalle, capito? Perché un conto è che tu vedi dei prodotti e ti piacciono, però non sai perché. Quando poi vedi la struttura e ne capisci la complessità. la complessità, dici: ah, ecco perché mi piace, perché c'è questo messo in questo posto giusto a questo tempo giusto. no è Pazzisco. Veramente. E com'è com per te? Appunto, mi sembra che, che sia un'esperienza di crescita e come sempre, insomma, cogli l'opportunità per, per imparare no? e, e crescere poi tu stessa. Però mi chiedo, ehm, essendo abituata a lavorare come, come autrice solitudine. unica. In solitudine. Esatto, in solitudine, ma soprattutto anche avendo il pieno controllo no? delle cose cioè controllo il disegno, controllo come, come si sviluppa la storia. Com'è. Invece affidarsi alla sceneggiatura di qualcun altro. È bello, però è un casino perché pensi che poi c'è, cioè, io tipo la rincorro perché ho sempre paura di non riuscire a disegnare in tempo mm -hmm. quello che magari lei cambia. E quindi <ride> è un mettere fretta a dire ma poi lo devo disegnare, quindi scrivilo, fai presto. <ride> no no però è, è super è super perché non hai un cervello solo che ragiona sulle cose ma ne hai due uh -huh. ed è sempre meglio ed è sempre meglio ed è anche è difficile e faticoso però è, è soddisfacente cioè proprio dici wow questa cosa la stiamo veramente pensando cioè non è, non è messa lì a caso no? perché non sono, se fossi da sola a fare una roba magari non ci penserei troppo su determinate sequenze invece essendo in due, una sequenza che magari a te sembra perfetta un'altra dice sì però potremmo cambiarla mm -hmm. qua quindi ti spinge a ripensarci ed è bello, okay. è bellissimo Bene. se ci sono delle domande, noi stiamo ancora 5 minuti o oh no, non lo so dimmi tu quanto Non lo tempo. so. Eh, come facciamo noi a vedere? Non so neanche Barbara no. come siamo messe. Come siamo messe? Ok. Ah, okay. Vediamo il top. No, non no, no, non le vedo, non le vedo. Bene. si vedeva su si vedeva. Va bene. bene. Va bene. Allora, io direi che ringraziamo Cristina Portolano. Grazie, Barbara, la Libreria Barbara. Zabarella e Luca Comics. E insomma, vi consiglio di andare a vedere il sito di Cristina, oltre che leggere i suoi lavori. Grazie e, mille. Grazie, adesso mi grazie. iscriverò anche io alla newsletter news, eh, news Portolina per forza. <ride> bene.